L'Italia affronta Sudafrica allo stadio Renato Curi di Perugia, amichevole che consente al CT Trapattoni di fare nuovi esperimenti in attacco spazio al tandem Montella, Inzaghi e Esordi. In azzurro per gli idoli di casa, Materazzi al centro della difesa e Liverani in cabina di regia. Quarto minuto proprio, Liverani rompe il ghiaccio, assist al centro per Inzaghi che si fa anticipare in uscita dall'attento Vonk. Ancora Italia molto attiva in questa prima fase del match, Montella dai 20 metri carica il sinistro con il pallone che sibila il palo. 14esimo minuto, ci prova Liverani su calcio di punizione, traiettoria perfetta, Vonk ci arriva con l'aiuto del palo e Inzaghi da due passi trova davanti a sé un decisivo Fock. 21esimo, si affaccia in avanti anche il Sudafrica con il primo tiro verso la porta di Toldo con il sinistro di McCarthy. Scampato il pericolo, l'Italia torna ad attaccare, Inzaghi anticipa in aria Schumann che gli rifila un calcione. Nessun dubbio per il direttore di gara, lo svizzero Busacca, che assegna al 23esimo minuto il penalty. Dal dischetto lo stesso Inzaghi si fa respingere la conclusione da Vonk che indovina l'angolo alla sua destra. Gli azzurri non demordono, 26esimo Liverani morbido per Montella, lo scambio con Inzaghi, il diagonale mancino sul fondo dello stesso numero 9 azzurro, grande azione del duo d'attacco, Inzaghi-Montella. Chiude in avanti il Sudafrica, cross di Moscheu, il tacco di McCarthy e Bartlett da due passi che non trova la porta. Due novità inizio ripresa, dentro Fiore e Chiesa, proprio Fiore al nono inventa per Montella che avanzi, il tocco da fuori aria, il pallone che termina alle spalle di Vonk, splendida esecuzione del numero 11 azzurro che porta in vantaggio l'Italia. Per l'attaccante della Roma si tratta del primo gol in nazionale alla decima presenza. 18esimo minuto ancora in Italia, in avanti con Tommasi che riceve palla, dai 25 metri scarica il destro, Vonk si supera e devia in calcio d'angolo. Al 24esimo secondo cambio nelle file azzurre, esce un affaticato Zambrotta, entra al suo posto Pancaro. L'Italia amministra il gioco affidandosi alla freschezza di Chiesa che ci prova al 30esimo minuto con questo destro a giro superlativo, ancora una volta l'estremo difensore sudafricano Vonk. 33esimo ancora Chiesa, pennella su calcio di punizione per la testa di Materazzi che tutto solo da pochi passi non trova la porta. Nel finale uno scatenato Chiesa cerca il gol, questa volta su calcio di punizione. L'attaccante scivola al momento del tiro ma riesce comunque a impensierire Vonk. L'Italia batte 1-0 il Sudafrica in virtù del gol di Montella in un match dove sono tante confortanti le indicazioni avute dalle CT Trapattoni.